Una proposta di legge per riconoscere la specificità del personale dei corpi forestali di regioni e province autonome al fine di tutelare i lavoratori e migliorare la loro efficienza. Il disegno è stato presentato da Alberto Manca, deputato nuorese del Movimento 5 Stelle. Il ruolo dei corpi forestali nella protezione del territorio dagli incendi boschivi è ben noto a tutti, anche grazie all'eco mediatico che circonda questi gravi fatti di cronaca. Ma corpo forestale significa anche rappresentanza delle istituzioni in ambiti montani e rurali, dove lo spopolamento e la riduzione dei servizi pubblici rende ancora più necessario, se non fondamentale, il loro ruolo. Dunque, esattamente come per i comparti di sicurezza e difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, i corpi forestali di regione e province autonome sono assoggettati a un complesso di limitazioni ed obblighi del tutto peculiari e a condizioni di impiego usuranti che richiedono al personale una costante e piena efficienza di rendimento. A queste limitazioni non corrispondono però i medesimi diritti riconosciuti agli altri corpi di polizia, soprattutto quando si parla di tutelare i dipendenti in materia economica, pensionistica e previdenziale. Le conseguenze? Personale dipendente dei corpi forestali sempre più anziano in termini lavorativi parlando e sempre meno efficiente, con un aumento dei rischi per gli utenti finali del servizio, cioè i cittadini. Per questo, il disegno di legge del deputato Manca richiede che la disciplina relativa ai requisiti dell'accesso alla pensione dei dipendenti dei corpi forestali sia armonizzata con quella degli altri corpi di polizia, in modo da garantire organici più giovani ed efficienti e migliorando ulteriormente l'ottimo servizio che, nonostante le numerose criticità, viene svolto dai corpi forestali.